Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. Furto ai bagni Pink Beach a Senigallia, sul lungomare Mameri, dove domenica mattina è stata portata via una bicicletta parcheggiata nella rastrelliera dello stabilimento. A riprendere la scena la telecamera di sorveglianza. Non si tratta dell'unico furto avvenuto nel weekend, in tanti hanno segnalato il furto del proprio mezzo a due ruote, in particolare nel corso della notte della rotonda. C'è paura per la presenza di Eternit lungo il fiume Cesano. L'associazione Amici della Foce del Fiume Cesano, dopo la segnalazione alle autorità competenti sulla presenza di frammenti di Eternit lungo il fiume Cesano, sono in attesa di conoscere quali provvedimenti siano stati presi a circa 3 settimane dal rilevamento e hanno anche scritto una lettera. Un territorio di 2.000 km quadrati che comprende 50 comuni in cui si concentra circa un terzo di tutta l'utenza marchigiana che nel 2017 ha avuto a disposizione 700 milioni di euro di budget che hanno permesso 5 milioni di nuovi investimenti. È questa la cornice in cui si snoda l'attività dell'area vasta 2 dell'ASUR, i cui risultati gestionali 2017 sono stati presentati in regione durante una conferenza stampa anche attraverso la testimonianza dei primi mesi di attività dei nuovi primari. La presidente e tutto il comitato esecutivo del Consiglio delle Donne di Senigallia esprime il cordoglio per la scomparsa di Renata Sellani, una donna di cultura, una grande poetessa, un'attrice teatrale, insegnante, preside e presidente di varie associazioni culturali cittadine. Nella suggestiva cornice dell'area archeologica La Fenice di Senigallia proseguono gli spettacoli della rassegna Senigallia Sotterranea. Questa settimana saranno 2 gli appuntamenti, giovedì 19 luglio alle 21.15 per il ciclo Oscure storie di donne dell'anno 1000, Dario Pescosolido terrà la conferenza spettacolo Marozia, ovvero le donne e papi al potere. L'ingresso è libero e poi venerdì 20 luglio, sempre alle 21.15, avrà invece luogo lo spettacolo teatrale Medea a cura di Giorgio Sebastianelli insieme con i ragazzi del liceo classico Perticari. La perturbazione, breve ma intensa, che ha colpito ieri tutta la costa tra Pesaro e il Conero non ha risparmiato neanche la spiaggia di Velluto. Le prime avvisaglie sono arrivate intorno alle 19 con l'arrivo dal mare del pauroso Downburst, il forte colpo di vento che ha spazzato tutto il litorale. Poi dalle 20 circa pioggia, grandine, fulmine e lampi non hanno risparmiato la spiaggia. Come è diffuso dal radar della Protezione Civile, intensi nuclei di colore arancione sono presenti sul nord delle Marche, esponendo Pesaro, Fano e Senigallia a grandinate anche forti. A Senigallia le intense precipitazioni hanno provocato, come sempre, la chiusura di alcuni sottopassi, come quello di via Zanella che conduce al mare, via della Dogana Vecchia e via Perilli. A qualche giorno dall'inizio della contesa del Pozzo della Polenta di Corinaldo, la rievocazione storica più antica della provincia di Ancona, i volontari delle taverne sono all'opera negli allestimenti e nella cura dei menù tipici. Le taverne tipiche, pur mantenendo alcuni piatti caratteristici e tradizionali, come la polenta del duca e della duchessa, saranno pronte a sfornare pietanze succulenti marchigiane per ogni palato, dall'ottimo vino locale e tanto altro ancora. 3 saranno i punti di ristorazione alla 40esima contesa del Pozzo della Polenta: la taverna del Cedro, la taverna dello Sperone e il ritrovo del Viandante. Ci siamo alla 40esima edizione della contesa del Pozzo della Polenta. Inizia venerdì 20 luglio fino a domenica 22 luglio. Quest'anno è la 40esima edizione, questa contesa, siamo molto contenti, molto felici, anche perché questa festa è nata il 30 giugno del 1979, grazie all'ideatore Romano Sbarbati e altri personaggi del paese, comunque che ancora oggi ci danno il loro appoggio e il loro comunque entusiasmo, sempre anche noi giovani. E poi anche grazie a tanti volontari che collaborano per la festa in paese riusciamo a fare questa contesa da 40 anni. Le 3 sere della festa sono 20, 21 e 22 luglio. Iniziamo con il venerdì con le gare rionali nel nostro centro storico dei 4 rioni che sono Porta Nova, Porta del Mercato, Centro Storico e Porta San Giovanni. Come si svolge venerdì? Ci sarà il tiro alla fune, ci saranno spettacoli comunque con i sbandieratori, poi ci sarà anche la taverna aperta, i nostri sbandieratori, il gruppo storico Città di Corinaldo con Busta Revixi e anche l'Araba Fenice che collabora con noi la domenica. Dal 20 al 22 luglio a Corinaldo l'ingresso è libero.
Tutte le informazioni su www.pozzodellapolenta.it. Nel pomeriggio di domenica alcuni bagnanti hanno sorpreso a Senigallia un soggetto che, avvicinandosi a un ombrellone dove una donna stava riposando, si impossessava di un telefonino. Un uomo, vista l'azione, gli ha gridato contro chiedendo cosa stesse facendo. Il ladro a quel punto, vistosi scoperto, è scappato, disfacendosi del telefono. Nel frattempo è stata chiamata la polizia. Il ladro si è allontanato dagli stabilimenti per poi tornare nei pressi del bar, dove è stato fermato e controllato dagli agenti giunti sul posto. Dopo aver raccolto le informazioni sul fatto e la denuncia della proprietaria del telefono avente un valore di circa 400 euro, l'uomo, un iraniano di 30 anni circa, con numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto. Ed era l'ultima notizia da Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto.